Per quanto riguarda l'evoluzione della ricerca, quanto è importante il fast track? Il Fast Track è stato un progetto che abbiamo portato avanti con tutti gli attori della ricerca, sia pubblici sia privati, quindi con l'Istituto Superiore di Sanità, con l'AIFA, con Farmindustria, Assobiomedica e Assobiotech, e ha lo scopo di facilitare i procedimenti e le procedure per l'implementazione dei trials clinici in Italia. Quindi da questo punto di vista è importante perché stimola le buone pratiche, non è un atto impositivo ma è un atto libero di adesione a questo progetto e quindi può facilitare appunto l'implementazione dei trials clinici nel nostro paese. Quanto è importante un confronto costante con realtà come FADOI? È fondamentale il fatto che ci troviamo al Ministero della Salute, è indice del fatto che i rapporti sono eccellenti e che c'è uno stimolo reciproco. Parlando proprio del Fast Track, sostanzialmente molti dei punti del Fast Track si rispecchiano nel decalogo FADOI sulla ricerca clinica, quindi c'è veramente una condivisione di vedute e, ripeto, stimolarsi reciprocamente serve a migliorare il sistema. Per il ruolo dei ricercatori, qual è l'evoluzione? Noi abbiamo nella legge di bilancio, come ricordava stamattina il Ministro, abbiamo approvato una legge per i ricercatori degli IRCCS e degli ZS, quindi per i ricercatori del servizio sanitario, e adesso siamo proprio nella fase di implementazione di questa norma. Vogliamo dare un percorso di sviluppo professionale per i ricercatori che operano nel servizio sanitario. Consideriamo che finora non era prevista la figura del ricercatore nel servizio sanitario, quindi è un'innovazione importante e ci aspettiamo che questo dia maggiore serenità e continuità del lavoro, perché ricordiamoci che erano tutti contratti finora, diciamo, a tempo e che non avevano una prospettiva di sviluppo professionale.